assisterete ad un episodio della serie All'ultimo minuto. La storia che vedrete è ispirata ad uno spunto di cronaca quotidiana e i protagonisti di questa e delle altre storie sono uomini e donne che incontriamo ogni giorno per la strada, uomini e donne come noi. Nessuno di essi sa che la propria vita può cambiare all'improvviso. Da un attimo all'altro, qualcuno di loro, come vedrete nella vicenda che vi raccontiamo, si troverà al centro di una situazione in che lo imprigionerà per lo spazio di tempo che non supera le poche ore, in una situazione apparentemente senza via d'uscita. Ma qualcosa può sempre accadere all'ultimo minuto. Questo è l'aeroporto di New York, da dove ha decollato uno degli innumerevoli aerei quotidiani diretti in Europa. Un volo come tanti altri, comodo, veloce, che in poche ore, con un balzo, porta da un continente all'altro. Ma un misterioso, minaccioso messaggio giungerà alla compagnia di bandiera e la vita di oltre 30 persone sarà in pericolo, senza possibilità di salvezza. Un pericolo nascosto, una minaccia oscura ma certa, incalzante. Un destino inesorabile sembra pesare sui passeggeri e sull'equipaggio. Ne hanno parlato le cronache dei quotidiani e voi sarete testimoni di una delle vicende più drammatiche e attuali dei nostri tempi. Dentro di te io vivo la mia vita senza un perché, straniera. Sulla città senza un'età il tempo si è fermato, ma finirà il giorno. Allora, capitano. Non ci sono dubbi. La lettera che quel pazzo vi ha mandato è autentica. Abbiamo controllato il laboratorio. È mostruoso. Semplicemente mostruoso. Un pazzo che ha deciso di far scoppiare un aereo in volo.
Il mio gesto servirà a purificare tutto il genere umano. La bomba esploderà prima dell'atterraggio a Roma. Se qualcuno tenterà di impedire questo atto sublime, azionerò subito il congegno. È sempre con me, come la spada dell'angelo dell'Apocalisse. Prima dell'atterraggio abbiamo soltanto 2 ore e 7 minuti. Mantieni la quota. Pressione dell'olio? Costante. Allora? Mi hanno solo ripetuto di restare in contatto. Bene, tu restaci. Ok. Però è strano, perché faranno tanti misteriosi a New York. Perché non ha informato il comandante? Volevo avere la certezza che il pazzo fosse a bordo. Si metta in contatto Telex con la direzione di Roma perché avvertano il comandante Seguri. Lo informino del testo della lettera con un mio messaggio personale. Da terra non possiamo fare nulla, comandante. C'è una sola possibilità. Lei e l'equipaggio siete i soli che potete individuare il maniaco e metterlo in condizione di non nuocere. Non c'è dubbio che si tratta di un pazzo pericoloso. Tutto bene, Margie? Sì, wonderful. Just like one of our company's trips. Che succede? Senta, mia cara, mi porti la lista dei passeggeri e ci prepari un caffè. Molto forte, mi raccomando. Comandante, New York in linea. Comunichi al comandante Seguri che abbiamo passato la lista dei passeggeri all'archivio elettronico della polizia. Avremo delle informazioni. Bene. Hanno controllato. È lo stesso dell'attentato al treno. Aveva mandato una lettera anche quella volta. E la calligrafia sembra corrispondere. Un maniaco? Senza dubbio. E non esiterà a fare quello che ha scritto, non appena quell'aereo atterrerà a Roma. Fra meno di 2 ore? Eh sì. Ma perché dovrebbe fare una cosa così mostruosa, così irragionevole? È un paranoico, lucidissimo nella sua follia. Vede, la sua presenza a bordo, la certezza della sua stessa morte quando la bomba esploderà,
sono la punizione che inconsciamente sente di meritarsi. Ci furono molte vittime quando attentò al treno New Orleans Tampa. Ehi, signore, è vero che sei dell'Alabama e che vuoi bene ai bambini come lo zio Tom? Sono di Tampa, Florida. E non mi piacciono i bambini. Che ora è, prego? Mi si è fermato l'orologio. Le due. Le due? Le due? Manca ancora un'ora e tre quarti all'arrivo. Abbiamo un'ora e tre quarti di tempo. E potrebbe essere chiunque. Un uomo. Una donna. Una donna. Che mi diceva di quella passeggera? Sembra agitata. Che probabilità ci sono che l'aereo sì, resista all'esplosione? Sì. Poche. Lei non sa cosa vuol dire una decompressione a 10.000 metri. Dallo squarcio verrebbe risucchiato il pazzo e tutti quelli che gli stanno vicini. Ma l'aereo forse potrebbe ancora volare. Che dicono da Roma? Ok. Di aspettare. Fra poco ci trasmetteranno i dati sui passeggeri. Aspettare! Burocrati! Ecco quello che sono. I due ragazzini li possiamo scartare. Anche il passeggero indiano. È salito a Lisbona proveniente da Dakar. Sì, non poteva fare capitare quella lettera a New York. La ragazza cubana in prima classe è una hostess di un'altra compagnia. Sull'indossatrice non credo possano esservi sospetti. Escludiamo anche loro. Poi? La bionda, sa, quella con la mise rossa, va a Roma per un provino cinematografico. Mi ha chiesto anche di indicarle un albergo. Che ne dice? Beh, possiamo escluderla. John e Katie Womer, non sono quei due sposini australiani? Sì, comandante. No. No, loro no. Mi rifiuto di pensarlo. Gli ho parlato allo scanno di Sheno. Sono così allegri. Hanno troppa voglia di vivere. Ho dimenticato il caffè, mi deve scusare. Niente, niente, signorina. Ce lo procuri, però ne abbiamo bisogno. Sei in quota, Drew? Sono in quota. Ma c'è qualcosa che non va alla pompa dell'olio. Non dovrebbe perdere. A Lisbona hanno controllato attentamente. Comandante, chiamano da Roma. Rispondi tu. Vogliono lei, è personale. Sono il comandante Seguri. Parlate, Roma. Niente! Crede che sia facile scovarlo? Ho 30 passeggeri, fra uomini e donne! Io sono calmissimo! Ma ho poco più di un'ora! Un'ora, dico! Perché non ci avete avvertito prima? Quell'individuo ha cronometrato tutto. Ha affidato quella lettera a un'agenzia di recapito. Calcolando sugli orari. Quando è arrivata, eravate già partiti da Lisbona. Ecco. New York sta per trasmetterci i dati. Ok. Comandante, la vuole lo steward. Sta succedendo qualcosa. Mi sente, comandante? Comandante Seguri? Comandante, risponda! Non so niente, signore. Resti in linea.
Capo, tutto bene? Tutto bene, sì. Sta da quanti anni manco dall'Italia? 20 anni. La 18 non l'ha nemmeno vista l'Italia. Comandante, c'è un signore di prima che è andato in una toiletta con una valigia e l'ha lasciata dentro. Vedo io.718, parlate! Che succede? Non lo so. Ma sembra che tutto vada bene. Il comandante sta parlando con lo steward. Prepari la prima colazione. Adesso, comandante. Beh, forse questo viaggio sarà più breve del previsto. Del resto mancano soltanto 3/4 d'ora. Ci siamo. Volo 718. Parlate! Roma? Roma, restate in ascolto, è tornato il comandante. Comandante Seguri. No, niente. Un falso allarme. Ah, bene. I McDavis sono una famiglia molto nota di Boston. Lui è un giudice. Sono assolutamente insospettabili. Le signore Rogers, Barnes, Coppin, Fletcher sono mogli di funzionari della NASA. Ann Pierce viaggia con passaporto diplomatico. È la segretaria del nostro addetto militare a Roma. Insospettabile. I sospettabili sono ancora 7. E abbiamo 40 minuti di tempo. Non quando la pompa dell'olio fa certi scherzi. Vai giù fino a 3.000 metri, dolcemente. E avvertite la torre di controllo che cambiamo corridoio. Ripeto, da sud-sud-est. Trasmetta subito. Volo 718, comandante Seguri, vi leggiamo le informazioni sui passeggeri che vi preghiamo di sorvegliare attentamente. Heinz Pamela, moglie di un addetto consolare. Per ora non è sospettabile. Stiamo cercando di metterci in contatto con il marito. Ma bravi! Monaco Henry T. di New York, naturalizzato nel 1931. Sotto inchiesta nel 1940 e 1961 per attività sovversive. Sospettabile. Moore Gerard, di Buffalo. Proprietario di un ranch. Nessun precedente penale. Brown Washington, matricola 081407. 14esima divisione Marines, in licenza dal Vietnam. Clermont Fabien, cittadino francese, rappresentante per gli Stati Uniti delle officine Javert. Binder Francis James, nessuna notizia, ma tenetelo d'occhio. Abram Steve, nessun precedente penale, playboy, risiede a New York ma vive fra Saint-Tropez, Copacabana e Parigi. Santini Tony, chitarrista, incriminato per uso e possesso di allucinogeni. È tutto. Tra mezz'ora circa dovreste atterrare a Roma. Magnifico! Davvero magnifico! Ora sì che sappiamo tutto. Perfino che ci siamo sbagliati. Ce ne sono 8, non 7. E noi abbiamo soltanto mezz'ora di tempo per scoprire chi.
Ce la fai a cavartela da solo? Certo, comandante. I haven't finished yet. Thank you. Binder. Nessuna notizia. La faccia del maniaco ce l'ha. Ma chi dice che i maniaci hanno un viso particolare? Tony Santini, dedito agli allucinogeni. Ma questo non vuol dire che vada in giro con una bomba. È socievole, anche se le sue mani tradiscono un'agitazione interna. Abrams, un playboy. Questi tipi hanno voglia di vivere. Saint-Tropez, Copacabana, Parigi. Un ragazzo che se la spassa. Ma. Brown. Reduce dal Vietnam. Esaurimento nervoso. Sospettabile, dicono. Perché? Perché ha i nervi a pezzi? Uno che ha visto la morte con gli occhi può avere voglia di morire? Clermont. Ha l'aspetto di un uomo arrivato. Non ha toccato cibo. Perché si è tenuto i suoi biscotti e li sposta così, come facesse un solitario con le carte? Cinque uomini e forse tutti e cinque sospettabili. O forse sono suggestionato dalle circostanze. Non vuole mangiare qualcosa? No, no, ci tengo alla mia salute. Fra due ore devo fare l'iniezione a digiuno, purtroppo. Volo 718 da New York ha un lieve ritardo. La compagnia mette a disposizione una sala di attesa più confortevole. Vi preghiamo di seguire la nostra hostess. Grazie. Signori, da questa parte, prego. Trovato qualcosa? No, amico mio. Capitano, non ha pensato che potrebbe essere tutto uno scherzo? Un brutto scherzo. Vi chiediamo scusa. Questa precauzione è puramente formale. Ci è stata richiesta dalle autorità di polizia, dato che sull'aereo viaggiano delle personalità politiche. Guardi un po' quel manometro. Diminuisci i giri ai motori interni. Steward, sono il comandante. Non date senza mio ordine gli annunci d'uso per l'atterraggio. Non crede che la sua idea di fingere un'avaria è rischiosa per i passeggeri? Forse sì, ma non ho un'idea migliore. Spero solo di riuscire. E che quel pazzo non si accorga che è tutta una finzione. Sì, può darsi. Ma se si ricorda una preghiera... Credo che sia giunto il momento di dirla.
Se continuiamo a perdere quota così, credo che il suo piano vada a farsi benedire. Tieniti pronto e in bocca al lupo. Sì, Henry Monaco, ma io lo chiamo Enrico, è mio cugino. Con tutto il rispetto, preferisce i medici italiani. Anche l'anno scorso è venuto per curarsi il fegato. Grazie. Vede, è solo da una settimana che la clinica l'ha dimessa. Pamela Hines, mia moglie, soffre di esaurimenti nervosi. Sente bene. Sì, sì, bene, ho capito. Come va? Tienili sotto controllo. Sì, bene, comandante. Bene, continui a tenerli d'occhio. Parla il comandante Seguri, mi sentite? Sì, comandante, abbiamo predisposto tutti i servizi di emergenza. Mancano 18 minuti. Grazie, lo so. Mi raccomando, lo imposti lei a Roma. Io sono distratto, è per mia moglie. Se non le scrivo sembra che caschi il mondo. Stia tranquillo. Togli un po' di gas. Molto piano. Bene. Uno non scrive una lettera quando sa di far saltare il suo aereo. Lettera compresa. Fra 15 minuti. Accidenti! No, no, non dico a lei. Sì, sì, sto ascoltando, sì. Forse se lei continua così, comandante, voglio dire a non far capire a quel maniaco che siete informati. Di che cosa? Perché non si sta mica preoccupando dell'efficienza della compagnia? Aspetti. Aspetti, no, ha ragione. Chi compra qualcosa di voluttuario non ha intenzione di morire. Sì, sì, giusto, lo faccio subito, subito. Steward. Sono il comandante. Mettete in vendita liquori, sigarette, tutta la merce di Portofranco. Non discuta! E mi raccomando, calma. Cortesia. Meglio perdere tempo. Perfetto, comandante. Ma ora si calmi. È il momento più difficile. Sono calmo, sono calmo. È facile per voi. Voi giocate a fare gli investigatori, ma quassù ci siamo noi. E so che fra poco 30 persone... possono saltare in aria. Sappiamo, ma sappiamo anche che lei è veramente in gamba, comandante, e che ha intorno gente valida. Due di Bourbon. A mio marito non piace il whisky scozzese. Sigarette? Vediamo, ne avete ancora il mentolo?
Chewing gum. Ehi, capo! Ne vuole? Sono per la moglie del colonnello. Portameli da casa tua, mi ha detto. Tampa, Florida. Mi devo ricordare di togliere il cellophane. Mi raccomando, non se lo dimentichi, caporale. Ok, capitano. Spento i motori come mi ha detto. Ho anche avvertito la torre di controllo che abbiamo cambiato corridoio. Ok, fingiamo l'avaria. Il comandante e i passeggeri. Abbiamo due motori in avaria. Dobbiamo diminuire la quota. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture e di mantenere la calma. Secondo comandante! Secondo comandante! Santo cielo, capo, torni subito qui! Comandante, torni per l'amor del cielo! Comandante! Comandante! Devo riaccendere i motori, comandante! Capo, devo riaccendere i motori! Siamo a 2000 metri! Perdiamo quota, capo, maledizione, mi sente! Fratelli, fratelli, uniamoci in preghiera. Seguri sta chiamando di nuovo, dice che sono riusciti a immobilizzare il pazzo, quell'Abrams. Bene, e dite anche che il pazzo domani vuole essere in prima pagina, su tutti i giornali. Gli dica di stare tranquillo, qui a terra lo stanno aspettando. Beh, se ci tenete proprio, metteteci anche noi. Thank you.
cambiato il colore delle foglie e mi ha donato il sapore della vita. Chi mi ha permesso di cogliere un fiore per sentire così il profumo del mondo? Chi ha creato il calore del sole e le montagne coperte di neve? Chi le verdi onde quando si innalzano amore triste della sera?